Da domani in scena al Teatro Augusteo di Napoli il nuovo spettacolo di Peppe Lanzetta con le musiche di Federico Salvatore. Claudio Ciccarone. A Palazzo San Giacomo una presentazione di una commedia che vuole raccontare Napoli, i napoletani, la filosofia partenopea di ieri e di oggi. E Pascià, il protagonista dello spettacolo in programmazione dal 21 al 30 novembre al Teatro Augusteo, che vede tra gli interpreti Peppe Lanzetta e Federico Salvatore. Lo scrittore, neanche l'autore. Un uomo d'altri tempi, Pascià, Pasquale, un reduce delle quattro giornate, cittadino di una Napoli che oggi sembra aver dimenticato la sua storia. Una città che non è solo cantierina e non è solo un canto che finisce là, ma è una città che ha bisogno di un vero riscatto e attraverso i suoi giovani si impone, nonostante ci passi attraverso la tragedia, di vincere. Uno spettacolo che diventa occasione per parlare ai ragazzi di un passato trascurato dalle nuove generazioni, un passato che invece è orgoglio per chi conosce e ama questa città. I ragazzi con meno di 30 anni potranno partecipare a un prezzo soltanto di 10 euro, non soltanto perché racconta la storia della città di Napoli, ma racconta anche che andare a teatro e vivere di arte e di cultura è il modo migliore per crescere in modo sano. Un palcoscenico carico di ricordi dove non poteva mancare Edoardo, invocato ed evocato nel finale. Droga, camorra, fama, cattiveri. Non è cagnato niente, onne tua. Se io solo favorei tanta miseria, che la nottata ancora da passare.